Al Group fa parlare ancora di sé, una protesta che ancora continua dopo anche l'incontro con il presidente della provincia Castiglione. Oggi ancora una protesta. Qual è la situazione attuale? Noi abbiamo iniziato a fare un programma per sensibilizzare i nostri amministratori, i nostri enti locali. Ieri siamo stati alla provincia. Il presidente Castiglione ha preso un impegno, ha detto che ieri già recandosi a Roma, si incontrava sia con il ministro Cancellieri sia con il ministro Fornero per portare al tavolo delle trattative, che ancora non è stata aperta, sebbene il prefetto già ha chiesto insieme ad altri prefetti delle altre province questo tavolo ministeriale, e quindi di aprire questo tavolo ministeriale, utilizzare tutte le normative, tutte le leggi, i fondi anche europei, per poter anche discutere di questo grave problema che non è solo catanese ma è regionale. Che fine faranno i dipendenti di questi supermercati? Sì, è proprio questo, che fine faremo? Quindi noi passiamo 8 ore al giorno qua, mattina e pomeriggio, guardando gli scaffali vuoti del punto vendita, non sappiamo più cosa fare, psicologicamente stiamo a terra e anche moralmente, quindi vorremmo sapere anche una risposta del nostro liquidatore, che ha preso in attenzione questa liquidazione dell'azienda Aligroup, per cercare di vedere qualche trattativa, se c'è uno spiraglio di questo punto vendita, se riesce a venderlo, perché noi in questo momento ci sentiamo proprio giù di morale e psicologicamente non riusciamo neanche più con un altro poco a venire al supermercato, e vorremmo dirle principalmente di non poter abbandonarci e passare il Natale principalmente così, in queste condizioni. Le istituzioni sono vicine in questo momento? In questo momento i sindacati si stanno muovendo, però a livello di risposte ben precise non abbiamo ottenuto niente. Una crisi che ovviamente colpisce tutti, anche gli utenti. Principalmente anche gli utenti, perché quindi qua abbiamo perso quasi l'80% del fatturato, quindi entrano dai 20 ai 30 persone al giorno. Unisco a questo dispiacere dei signori della Aligroup, che per noi sono anche amici, e fondamentalmente partecipo proprio per un piccolo atto di solidarietà. Quello che mi sembra strano è che questo punto, se voi guardate con le telecamere i palazzi attorno, c'è circa qualcosa come 500 persone. Credo che sia veramente un delitto chiuderlo. Vengo qui da 3 anni, mi trovo bene con il personale, mi trovo bene con i prodotti. L'unica cosa, cioè, è una pena vedere il supermercato ridotto in questa maniera, soprattutto in una situazione di disagio generale. Quindi continuo a venire ogni settimana qui a fare la spesa per dare il mio piccolo contributo a queste persone che rischiano il posto di lavoro. Io qui mi trovo benissimo, abito qua vicino, è comodo, mi trovo bene con i dipendenti, quindi penso che sia veramente un peccato, oltre che un danno il fatto che il supermercato non ci sia più. Questo supermercato è sempre stato efficiente, volenteroso e mai caro, e che ha sempre rispettato i desideri dei clienti, e noi siamo profondamente ma sinceramente dispiaciuti per questa posizione che hanno preso, perché è vergognoso.